Edith! Sì? Come mai stai cucinando un vestito? Gloria sta facendo bollire una camicia di Mike perché c'era qualcosa che gli irritava la pelle. Dovrebbe far bollire lui. Che schifo, ancora quel saporaccio in bocca. Ma che cos'è, caffè istantaneo? No, è caffè espresso. Sembra istantaneo. E invece quell'espresso? Sarà pure espresso, ma sembra istantaneo. Ti sbagli perché è caffè espresso. Ho capito che è caffè espresso! Però sembra caffè istantaneo. Sei polemica, sei proprio polemica. Possibile che ci siano solo crack da mangiare? Gloria è uscita da poco per andare al supermercato. Lo sai che facciamo la spesa settimanale il sabato mattina? Già, tutti i sabati, e guai a noi se la facciamo un venerdì. Ma come fai a essere così abitudinaria, Edith? Pensa se ti viene fame il mercoledì. Ehi tu, togliti dalla televisione. Dovresti saperlo ormai che ogni sabato a quest'ora guardo la partita di calcio. Lo so, ma fra poco su Canale 13 ci sarà il programma Inquinamento Oggi con Jack Lemmon. Quando vorrò imparare qualcosa sull'inquinamento, non ascolterò certo un attore miliardario. Si annoia tanto che accetta persino di fare queste cretinate. Se vuole proprio disinquinare qualcosa, pensi ai suoi film. Sono tutti pieni di nulla. Archie, il calcio lo puoi vedere sempre. Invece questa è un'occasione unica per saperne di più sull'inquinamento dell'aria. Tu causi l'inquinamento della mia aria. E adesso togliti di mezzo. Non potremo sederci a discutere da persone razionali, eh? Discuterne? Perché credi sempre di stare ad una di quelle tue stupide assemblee? Perché in un'assemblea si sta seduti a scambiarsi reciprocamente le idee. Ok, ok, sediamoci, eh? Avanti, sentiamo ancora le tue idee. D'accordo, io voglio guardare Jack Lemmon ed un gruppo di scienziati che parlano di inquinamento ed ecologia su Canale 13. Bene. E io voglio guardare la partita di calcio sul secondo canale. Indovina un po' cosa vedremo. Guarderai la partita di calcio sul secondo canale. Riunione aggiornata.